Chi cerca, trova. Cerca, cerca, cerca. Da D a Z elettrodomestici c'è sempre qualcosa che fa al caso tuo. Potrai scegliere il meglio del meglio delle migliori marche di piccoli e grandi elettrodomestici. Un vasto assortimento ti garantisce sempre la scelta giusta a prezzi stracciati. Lavatrice, stufa, pellet, phon o il nuovo TV digitale. Cerca, cerca, cerca e lo trova sempre da D a Z Elettrodomestici. Viale Cassiodoro, Davoli Marina, D a Z Elettrodomestici, il centro della convenienza. L'attesa è finita, da Tata Italia sono iniziati i saldi. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo guardaroba a prezzi mai visti. Nello store di 5 Frondi ti aspettano imperdibili sconti su tutta la collezione uomo, donna e bambino. Ed ancora tanti, ma proprio tanti accessori. Approfittane subito. Tata Italia, tutto il fashion che desideri. Ora ad un prezzo imperdibile. Qualità, convenienza, prezzo. Cosa cerchi di più? Tata Italia, Galleria Centro Commerciale Peri, 5 Frondi. Go forth and have no fear. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. Capite quando ero cotaro, ma chi sta a terra siamo noi. Amici da Dici, ben ritrovati. A volte ritornano, l'abbiamo detto. Siamo tornati in un posto dove siamo stati 3-4 anni fa, una delle prime puntate di Radici. Siamo a Guardavalle, nel centro superiore. Venite con me. Vedere lo sole asciugare peggio al mare, che non è chiesto lo sole cadere. Buonasera. Sarto, sì. L'ha fatto il sarto. Pino mi chiamo, voi? Fortunato. Fortunato. Ha fatto il sarto per quanto tempo? Tanti anni. Sì. Voi avete fatto il sarto? Sì. Per quanto tempo? Da quando sono andato al mastro. Quanti anni avevo quando io stavo a Roma, mastro? Non mi ricordo. Non vi ricordate? Come si chiamava il vostro mastro? Saverio Morello. Saverio Morello. E poi voi quando diventaste voi mastro? A che età? No. Oppure ero mastro? No. E voi che facevo invece? Contadino. E che belli stavo fate? No, io non parevo i pantaloni che vanno giù. Ah, davvero ci sono stati i pantaloni? Ci pigliaste la misura? Sì. O solo un refugo, quindi tu ci fate? No, c'è i tagli. Completamente tagliate? E me le fate vedere il taglio com'è? No, dice che non taglia. Un refugo andavo fa giusto, che devo fare? Vi vanno lunghi questi pantaloni? Non ho capito, che mi traducete, che non ho capito. Io le devo allargare, che gli andavano stretti. Ah, ingrassasto voi. Allora. Dicevo, l'avete buono tribunale allora. No, l'avete tribunale. Ah, l'avete buono cale scendi. Io ammazzo dei stupidi.
con chi lo pagate? Con fave, pisella, con che cosa? Non dai, io fave e pisella. E chi c'è andato? Agricoltori? Chi? Niente, che agricoltore, io ho 76 anni, non vai un zappo, ma... perché no? Non si finisce mai di zappare nella vita. Allora... Scusa, ma quanti anni avete? Do 38. E sto signore da votare ancora questa età per voi? Per me no. Allora per cui? Che, per i aiutati che pagate. È pagato. Ma me lo regala, tranquillamente. Quanti vestiti avete cucito per Guardavalle? Molto, non mi ricordo. Ma... Così stavo per mascolo e femmina o solo mascolo? No, per uomo. Solo uomo? Per femmina qualche gonna. Ma come andava a seggio tu barbiere? Facevo barbiere. Ah, facevo barbiere, tagliavo capigli e dopo che mi trovavo tagliavo pure i pantaloni. E voi che mi venite? Tagliate i capigli qua? No. Capelli no? No, no. Solo pantaloni? Pantaloni. Ma dove vengono questi pantaloni? Mi fate vedere dove vengono questi pantaloni? Vediamo questi pantaloni. Vediamo che danno, che difetto danno. Ah, già ci preparaste voi? Lampo! Quando ci portaste voi? Quando ci portaste i pantaloni? Ah, ma non mi tenete giorni. 20 giorni panorefico! No, devo mi allargare, non era refico. Che modifica gli avete fatto? Però che garbo, non si vede niente. Non si vede niente. Quanto centimetro allargasto? 7. Non era meglio che mettevo a dieta? A meglio 7 centimetri i pantaloni. Andare piccolo io, sempre in dieta. Ah, mo niente, mo. Si faceva fame una volta, quindi dieta ferrea. Adesso che si può mangiare. Si può mangiare, adesso non ci facciamo più appetito. A mezzogiorno che vorrò colare sto voglio. Che capita? Che mangiare sto voglio? Che vedete vostra moglie di mangiare? Pasta e cacciofole. Ah, pasta e vi vergognate, mo dicete pasta e cacciofole. Ah, pasta e cacciofole è buona. Un vino con sparasto o un beccarello? Anche sì. Come no? Uno, se no puoi fermare. No, due. Due? Due. Voi uno o due, maestro? Uno. Uno. E che mangiaste voi? Pasta e pisello. Ah, pasta con pisello si mangia io. Voi invece pasta con cacciofolo. Guarda tu, guarda tu. Guarda. Allora, quasi quasi mi taglierei i capelli, che decidi? Non ho capito. Vi tagliate i capelli, che ve li taglio io. Amica, che avete tagliato? Ah, non avete niente, va a parangiare la frangetta. Va a parangiare la frangetta. Ma che parrucca. Vabbò, sono pronte, pagate e diamo niente. Sì, che andavimo a che fare? Giusto, pagate e diamo niente. Che andavimo a che fare? I vostri figli non hanno fatto questo lavoro, no? No. Niente. Né un barberi e né. Meccanico. Meccanico uno. E l'altro? No, uno maschio e uno femmina. La femmina non ha seguito questo lavoro. Però voglio far vedere gli attrezzi del mestiere. Come un tempo Saffi lavora solo. Eccolo qua. Ah, vero, ah? Bom, 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 bom. È vero o no? E guardate, guardate che cimeli. Guardate. Che cimeli. Questo che è? Un profumo? Un profumo ci mettevo con questo. Si impastava qua. Ecco qua, si impastava qua. Quando non si accorgeva... quando non c'è acqua, una botte sputazza come se c'era in l'altra parte. Ecco qua. Che sto cavo consumato, sto fare maloggio. Guarda che c'è lì, il ferro da stiro. E poi guardate il ferro da stiro. Adesso è a gas, una volta era a carbone. Una volta era a carbone, poi era elettrico. Poi può arrivare l'elettricità. Però non davite i clienti ancora, perché vedo tanta roba appesa. Sì. Ma non vedono come si ritirano tutto il caso. Tutte povere pacce in questo paese. Non ci leva la casa. Ci leva, ci consegna a casa. Quanto è il disturbo per il signore? 20 euro. 20 euro, mi canta uno! Non fare i pantaloni, 20 euro, non lo dire. Siete leo caro. Leo 30 euro. Siete caro. 20 euro. Un euro, mercato a 5 euro io vedo. 5 euro io vedo. Secondo me è meglio ci portate nuchili di broccola, nuchili. E non dai un broccola. No. I broccoli non gira che facciano tutta la piazza. Portateci i cacciofoli, tanto capisella si mangia. Dove ve l'hai i cacciofoli? Mi cazzo. Ah, il catastrofo. Allora. Cacciofole e patate, un poco d'aglio. La verità, no? Ma che cioffole ci vuole con un pochino d'aceto? Mentre i piselli che canarozza vi mangiaste voi. E non peparello. Due pareggio a bruciare. Dai, i piselli che hai canarozza vi mangiaste voi. No, qua pasta rotta. Pasta rotta, è no pure buono. Vi saluto. Non fate la tassa. No. Ma 20 euro però, la verità. Vabbè, io faccio il rilascio, 10 euro. 10 euro? Ancora, 10 euro.
è Nassara, c'è cioè. Euro. Dice che c'è un mercato, c'è euro mercato. E non c'è bisogno, mi tengo. Si tengo. Ma quello non vanno larghi. No, i stringi. Ah, andavo a vedere la tassa in giro però. Ma sto foto va pigliare sto vostro scudo, la scusate. La mia. Ah, l'avevo voi? Vi avevo cosuto capo o no? No, no. No, l'avevate comprati. Ci facesti i corna, io sono un'altra parte. Vi saluto, arrivederci. Arrivederci. Mi raccomando, Canciofolo e Pisello. Ecco qua, andiamo in. All'antenna me la vai. Allora stiamo qua. Passavo qua. Però ci sciango l'enda vita qua, vedete qua. I cartolini una volta. Però, ah, i macchinetti una volta. Facciamole vedere, facciamole. Guarda che meraviglia, tutto a mano. C'è un cava dal retro. Sono quelli elettrici. No, questo no. Un concetto come c'è un cava con questi. E gli hanno addormentato i dolori, come se volevo grida uno. No, no, no? Ecco qua, questo qua è il famoso. Però solo. Che sto cane si mentia così, no? Dan dan dan. È vero o no? Eh? È vero o no? E gli attrezzi del mestiere, mestieri che sono scomparsi. Ok. Vi saluto. Salute, salute. Arrivederci. Arrivederci. Che guardate, la telenovelas. Ma ne vedo tu filmi. Ah, una volta ne avevo primo. E forse un secondo. E c'è un davigio, E quale vedete? O primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e sì. E basta, fine storia. Vedevo domenica, ma c'è sto qua, guarda la televisione. Per me, lanterna, andiamo girando, cerchiamo guai. Eh? Cerchiamo guai. No, no. Ah, no. Cerco l'uomo. Qua che volete? Qua, nient'altro. Ah, davemo allora facciamo così, cerchiamo vino, va bene? Cerchiamo vino, che sto cavolo vedo? Cerchiamo vino. Vino. O volete un bicchiere? No, a sta ora no, signor. Accendiamo sto da roia e faccio caldo. Voi mangiate sto vedo? Che avete mangiato oggi? Sì. Che vi cucinaste? Oh, gli avi e cannarozza. Avi e cannarozza. Ma tutte le gomme mangiate da sto paese? Salve! Fave e cannarozza, sì? Chi sto passando con me? Chi cucina vuol mangiare? Ah sì. Non perché è vino? Ho chiesto... Se volete ve la cantina e buon vino. No, se ne aprite la cantina vediamo la cantina, sì. E la aprite che vediamo chi andavete. E giate, intanto parlo con vostro marito. Giate. Salve. Salute. Che lavoro fate? Io prima facevo il calzolaio, poi facevo vagabondo. Ah, scarparo facevo? Sì. Quante scarpe facevi in questo paese? Tanto non c'erano i vetrini che avevamo facevamo a mano. Tutto a mano ci facevo? Con l'attacci? Attacci, attacci. Ma ancora la vita potete o no? Sì, l'avevo. E dove l'avevo? Un locale l'avevo qua sopra. Ma i macchinari hanno ancora dentro? Sì. L'esina e compagnia bella? Tutto. Ogni tanto consate, no? No, al momento. E a Mocciuno fate? No. Sicuro che no? No. A vostra moglie, dove l'avete conosciuta? A Guardavalle. Ah, in Guardavalle, vicino a casa ero? No, e abitava a 100 metri sopra qua. Ed eravamo vicini, insomma, non ero. Cento corso era vero. E ci mandaste l'ambasciata. Ambasciata, venne o ambasciata? Direttamente a casa. Allora, e che ci registro tu, due suocero? Cavavo già di pezzetta. Ah, figlia i? Pezzetta. Pezzetta, ho capito, fidanzata. Sì. E disse subito così. Ah. Anche lei ha detto subito così. Certo. Ah, però, Sì. Siete stato all'estero o no? No. Sempre capo, sì. Scarpe solo per Guardavalle. Sì. Ho capito. Andiamo a vedere il vino vostro com'è. Giate. Voi non venite? No, giate. Vi stufate a scendere? No, giate, la signora mia. Un chicchere di asto voglio. No. Uno non mi visto, come disse vostra moglie. Uno io. Solo uno. Cioè uno non vinta d'una. No. Se no. Mentre quando voglio, ma uno io. Uno al giorno. Vabbè. Ma io voglio come il vostro allora. Giate. E diamo un toccatoio, dato che ne troviamo.
è lungo sto catoio, signor. Ma però! Una volta era chi ne è gutti, cara. Aspettate, aspettate, una volta era chi ne è gutti. E gutti. Poi invece i gutti sbagatastovo. E chi già il valore ora. Ah, che ha chi? Petto sì. Ah, abbiamo chiesto la grasta. Chi c'ha la grasta? Ma io solo chi? Che stai vacanti? Con travesai, già, ca e già. Anto vitro. Ma i fascini chi volete? I fascini chi volete? Era poco. Ancora fatto braceri? No. Ma stai polizzando. Buonverno. Buonverno. Però, Davide puro. La trappola di sure, diciamo sì, che bello. Attegno. A me che mi spara. A fuoco mio. Vedete già. Che l'armata. Ogni tanto, no, non è l'armata, scattava il notte a pasto. Si mangiava formaggio, vi fece festa o suorici. Vi fece festa o suorici. E si mangiava su formaggio e sente io. Andava in altra, è vero. E ancora accesto, vedete già. Ma mucavo, non vuole più. Ah, però andavi, questa causa lo può braciare. Che se mi serve quando ciucchi i ciucati i panni? Davide sei piccoli, Davide tre e chissi. Ma una luna ci ha detto alle figliole, questo non tenna per me, un bello. Le figliole vostre fanno braceri? Ma mo ho posato, già con faccia si è domani. No, ormai a un berno fanno braceri. A un berno, a ciucchi cose. Ma a carbone o a legno fate? Chi è legno da carbone. Ah, beh, interessante. Davide cose qua però, Natta gutte la vita già, natta grasta è pronta allora. Andava, chi è nei bisogni che carri io vino, quando venne allora, è bello. Vedete che con vino riesce i baffi, fate attenzione. La vigna. Andavi da vigna? Certo. E qui con il vostro marito è buono ancora la vigna. E mentre lo pare, ieri hanno. Ah, non potete rinunciare al bicchiere di vino vostro. O volete un No, non posso bevere a stavore. Faccio caro. No, un bicchiere che. No, un'altra volta. Che già andava già. Un'altra volta torniamo e bevimo. Quando volete venite. Vi ringrazio. E da che? Mi raccomando, mangiate per stasera, che ci preparate? Stasera? Un'insalata e pomodoro, provala e due cavi freschi. Bello, leggero. Leggero. Non può chilare. Se non faccio pastiana. Non può chilare, tu fai. Onda hiccia qua. Niente. A hiccia salame, che campa. Ho visto che andavi i cani, ma i cani restano. I cani non mi pensa quando che bene si campa. Sì, su togliami ti sto. Sì. Brava, così si fa. Non la voglio sottovuoto. No, quale sottovuoto? Non voglio che venga a puzza di plastica. Ci vuole puzza di plastica, no? Olio d'oliva, o si sente? Olio d'oliva. O si sente? Vi saluto. Ciao. Arrivederci. Buon affare. Sempre buono, no, Emanuele? Grazie, anche a voi. Buonasera. Buonasera anche a voi. A dove andiamo? Andiamo, camminiamo. A passeggio? A passeggio, veramente. Dove gli sto la messa, no? No, gli me la messa. E capi, voglio cugigli di mano. E voglio cugigli di mano apposta. Certo, a me mi piacciono i ciuri e tengo i ciuri. Facete l'altaretto ancora o no? L'altarino no, mi mentiamo la Madonna, che la Madonna teniamo sempre, che gli uno segue. Brava. Il Signore. Devota alla Madonna e a Santa Grazia, se no... Grazie, a Madonna è opremo, Santa Grazia ne protegge, combina noi danno noi... Nuia cosa. Mai, no. Perché mai. Disse che i cristiani, onda vengono danno i cristiani. Liviane, costa meno, ma non ogni chi c'è dentro. Va bene. Ma io vi saluto, io dico un'altra cosa. A dove andate tu, Iati? Para casa mia. O fate chi a stavora? A mamma mia. È pronto a cucinare per stasera? Ma è bella, vero? No. Una persona, su. Ah, sulla siete? Sulla. E che mangiaste voi? Che bozze. Che bozze, lo saccio. Sapete che mangiamo? Ma io non ricordo prima, siamo comunque io, non ti ricordo che mangiaste il cibo. Favi. No, Favi no. Pisella. Manco pisella. Cancioppoli. Paste. Ma e cucchi? Alla carbonaglia. Ah, però. E pasta sera? Senti. Ma c'è storia questa bella. La voglia. E mo canto mezzo da casa, no? E cava gli fatta, visto che sapete tante storie. Lo so. Contatene una. Una sola. Ma mo non da venne in giro. Una sola. Guarda Valle fortunato che, che ottenisti il protettore, ogni grazia del Signore, ogni cosa calmerà. Santa Cazzo ne scansa di tutte le cose che avutesse, e tutti l'acqua, l'uvione, tutti i terremoti e tutto. E una in dialetto la sapete?
E l'hai notata a casa, ma non posso così parlare o vedere questa cosa in diretta, eppure non gliela hai. Avevi notato voi? Sì, l'hai notata. E andiamo a vedermole. Andiamo, ma mandate a vedere un decontato. A te hai mal lungo brodo, puramente aiuto. A voglia, brodo per tutti. Accoragissima. Accoragissima, c'è stato lì, c'è la casseria, c'è la vita noi. È l'unica verità, non è l'unica. Ha fatto ancora accoragissima. Si ne esce, cara signora, la via pure, ma c'è la vita lì, c'è un passaporto. Chi pinni? Tipi. Ogni domenica ti ha dato una pinna. L'aveva fatto marito, ma non io. Sì. Che faceva vostro marito di lavoro? C'è tutto. Io sapevo tutto. Era contadino, però c'è tutto. E voi invece lavoravate o no? Preso io lavoravo pure. Come quando eravate bambina lavoravate? Quando, certo, quando si congi uvo cavac, uvo, vusera, vacca o masserva. Ah, sempre. Capore. Sempre, sai, giusto. O così, ogni cosa, va bene. Dai, i figli vostri che fanno? Dai, qua c'è una e una fioraia che già. Qui per non dire io. Nata architetta che sta con questa casa, nata là a Milano che lavora a Milano con marito. E vostro marito come l'avete conosciuto? Mamma, nettore per il marito, se vedete la fotografia, nettore, non so come ne faccio. Ma a me ne faccio la bontà per la cosa, certo, mi volevano. A mio padre, una via, si è tagliato con un altro, perché cioè 16 persone. Gli aveva promesso a un altro? No, si dispiaceva, si vergognava mio padre, che era in un cuore lento. Allora, a me ne volevano tante persone, a me voleva il marito non poteva andare, perché restava orfano a 3 anni. Quindi era solo? No, mamma sua aveva cresciuto con 5 figlioli e poteva fare, dice te. Certo. Quando poteva fare, allora a mio padre venne via i genti, per me si unguliava. Come vi chiamate, scusate voi? Carmela. Carmela, diceva, voi tuo marito con questo? No. No, 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 no. Unguliavano, ci avevano tutto, trociti, che tanto mandavano a ricassi, poi se ci dicevi sì, come dire, ci siamo trasiti, ma è un voglio. Aveva una sorella che aveva fatto all'Australia e volevo mutarsi perché non volevo, volevo il marito non poteva andare perché... Voi avevate un altro in testa, cioè vostro marito? Mi voleva, a me. Che... Ve l'aveva detto vostro marito? No, se conosceva non è come mo, che mo se no, va che proietti che dove volete. non è meglio di invece, ma come l'avete saputo che vostro marito vi vuole? Lo sapevo, se vedi era un compagno con mio fratello, Nicola che era uguale di te, e allora capisci te, mi vedevamo. Detto. No, sapevo che mi voleva, ma potevo, potevo andare perché mia suocera aveva 4-5 figlioli, 4 maschi e una femmina. Avevo si sposa, no, una sola andava a avevo si sposa prima Urante e dopo Piccolo, marito mi era un Piccolo. E capisci? Quindi stavo aspettati? Aspettai. Mio padre che era un uomo tenero e caro, era bravo. Mi mandavano a casa, c'è cioè, la vostra figlia che sta, questo signore, c'è cioè, Giorgio Siti che è un voglio. È un trucco tra sé. Un cuore moglie, che è buttato tra sé. Stato 3 mesi, basta. Che poi viene solo che avevo stato all'Australia, c'è uno spostare, mi dice, mi sposto, mi mudassi, perché io passei, io si vergognava, che si vergognava per un'ora. E ho un tinnaccio e ho da sai. Dopo poco mandavo mio marito. Dopo 5 anni ne maritiamo. Bellissima storia. 25, bellissima storia. Ha fatto la guerra vostro marito? No, no, vero no, avevo 30, ero 1930. Ah, quindi era piccolino quando c'era. Sì, credo 32, ne passava 3 anni, ma era bravo, mamma mia, andava. Mi volevano bene a pace, proprio a dire che sì. No, amici belli, crescemmo 4 figlioli, le battute himmi, che mascalo andava a Catam. Comunque. Una mamma fortunata che aveva 4 figlioli che me. Buona serata. Grazie, tante cose belle. Altrettanto a voi. E che arriva? Cu tempo vostro, signor. Ma che politica? Buonasera, venite qua. Non mi conosco. Ci conosciamo subito. Pino mi chiamo, e voi? È Carmela. Carmela, bel nome Carmela. Guardavallota pura. Sempre a Guardavalle siete stata voi. Chi sta a casa mia? Cane scivo e cambacciai. Cane scivo e cambacciasto. Com'era Guardavalle una volta? Scangiava. Come scangiava? Sì, certo, era più bello una volta. Brutto. Perché più brutto? No, mamma di. Aveva una ruga qua, di scialata. Che cavolo avete mi... Ma con cui parlate che non avevano io? E guarda chi lo conoscevi. Lo conoscevo chi? È malo cristiano che io, no? No, è bravo. È bravo. Non solo io, erano pure eredità bravi. Voi siete brava o no? I guidi furono sempre bravi. Ma parlami in uomo, no di guidi. Guido chi io? Guido. Guido. Ma no, guidi, Guido. Guido chi? Ah, guidi perché hanno due che guidano. Guidate tutti quanti.
Vostro marito non c'è? Vostro marito non c'è? Chi è sub? E che fa? Solo da sasto. E no, fa tu scendi, che parliamo un morso. E che fa? Come si chiama vostro marito? Mico. Mico! Come Mico? Ah, la miseria, mannaggia. Vedete sotto, mi dico. Ah, se suoniamo bene? Che faceva? Che lavoro faceva vostro marito? Io tutti i lavori. Come tutti i lavori? Non lavoro, non è come faccio. No, no, no. Un mazzasto, con tutti i lavori. Cresce sei figlioli. Sei figlioli da visto. L'hai tutta a Milano. Ma non avevo televisione una volta. Sei figlioli. Sei bambini. E duri morero. Ah, erano otto se no. Perché io prima ero gemello. Ah. L'altro ne aborto 3 mesi. Sono tutti a Milano sono i vostri figli. Sì, sì, tutti sì. Siete completamente soli qua. Ogni tanto vi sentite, sì. Andiamo pure. Andate a Milano, con l'aereo. Con Pullman. Con Pullman, con l'aereo gli avevi spagnati. Non gli mai. Non chiesto mai. È più facile, quell'aria è più veloce. Ma tu guarda tu che io che fa. Potevo dire con la lapa, con carretto. Oh, amico! Non si vede, poverino, che io. Che Dio, lavora? È un'operazione brutta. Ah, questo mi dispiace. Che face, che lavoro facevo, suo marito? Prima era mulinare con tempo tuo papà. Ah. Andavi a un mulino? Sì, un mulino d'acqua. Ah, dove? Qua a Guardavalle? Si fiume io. Qui dove era Molinarella? No, la suocera, mia suocera. Ah, la vostra suocera era Molinarella. Esatto. Io ero Molinaro. A voi di farina. Chi è te maestra? Guardate a mia notiglia. Chi è te maestra? Qui è la maestra. Arriva amico, amico. Mangiasto per stasera? Sì. E poi vorrei chiare arance, chiare. Ah, amico, finalmente. Vedete qua, come era sto mulino? Dove era sto mulino? Qui c'è il giallo nella cosa. Ma lo litigate sempre voi, fate litigare pure amico. Sentite, venite qua. Come l'avete conosciuta vostra moglie? A trovare. A così, a Muzzo? A Muzzo. Come a Muzzo? Ci mandaste l'ambasciata. Allora. Cucui. Non è l'ambasciatore mo te mando. E poi? Normale spezzare la tavola. No, già ti la manera, la manera. Com'era, com'era? E dicete la voce, voi sapete meglio. E niente dice tu andava tu. Ma tu guarda com'era, io. Com'era, com'era? Dicetemi la voce. E le volte tu. Eh? E le volte tu. In notte fu. No, certo che fu in notte. No, che... Ma tieni uno cacciato e l'altro non davanti. No, ecco qui. Venite avanti, venite. O venite avanti, voi o siamo dietro noi, come volete voi. Meglio fuori che siamo lustro, venite per caso. Studiatevi prima. Allora, che ci cucinaste voi? Noi siamo a digiuno. Come a digiuno? A mezzogiorno mangiasto, che l'avete bene pieno curzoni. Pulizziamo un po' che posiglio. Ah, tutte posiglie mangiano qua. Posiglie, piselli, come? E non portate. La pasta rotta o che cannarozza? Niente, non è battaglia. Che muovere, mi vedi che... E non mangiasto per mezzogiorno? Sogno a digiuno. Manco mangiare, vedete, per mezzogiorno. E che moglie è questa? E poi lavoravamo tutti e due. Tu, e non mangiasto? Ma ne muoveremo. E stasera mangiate per due volte? L'aiutato già. Ma che ci preparaste? Minestra. Minestra, e potete stare con la minestra in piedi. Quella cosa è buona pure. Vino ce l'hai? Ma sei crepato? Ah, diciamo la tutta messa. Noi diciamo una pietra e una savurra, guarda valle. Sentite, venite qua. È vero, no? Sì. Ditemi come l'avete conosciuta. Come l'avete conosciuta? A conoscivi che fa canucci brava e martai. Ma parlava sempre così, a macchinetta. Se la macchinetta. E come ha supportato? Mesi, come è zitto. E poi? Settembre, ottobre di marzo. E un matrimonio come fu? Buono. E come l'avete fatto? Dove? Bello. A casa? A banana, ma da sotto non vi manco 5.000 euro per mucato cucrallo. 5.000 lire. 5.000 lire. 5.000 lire. Non l'abbiamo. Cattate che? Cucrallo è preso da Boccato Prince, tanto. Vi ricordate che io mangiavo? Ma chi? Un crapetto? Non capisco. Per mucare l'abitudine dei matrimoni. E dove ballasto? Gli occhi a Prince. Ah, ballasto? Ancora Prince, gli non gli a Prince, Ambrogione. Ma due cose affettive, tanto, gli avvicini, no? L'abito da sposa ve lo ricordate? Com'era con l'abito da sposa? Bella, bella, no? Con l'abito da figlia tu già. Dici che devo bella. Da signora Guia tu già. Parenti, ma cosa pensi che... Tutti parenti, Guia sono tutti parenti. Ma guardate a mia, no a Guido. A ma che essere Guia? Mamma quanto litica, ma come sono portati? A notte pure litica. Pure a notte litica. Ma guardate per un bacetto quando andiamo. Venga. Dato il 31 ottobre facciamo 55 anni di matrimonio. Complimenti, nozze, dorissimo. 62, facciamo buco. Nozze, come?
più che d'oro. No, ci chiamo d'oro 34 carati, no? Vogliamo zappare. Come zappate? Zappiamo con gli malibi. Ancora lavorate? Mo no, no. Mo no, ma abbiamo l'età, mo. Datemi un bacetto che ce ne andiamo, dai. Il bacetto, dai. Il ba- e fa l'operazione pure. Dateci un bacetto che ne andiamo. Dopo 55 anni. Per 55 anni. E se avessi un marito, una tappavata. Come vi chiamate? Amico, amico, amico. Voi come vi chiamate? Carmela. Carmela, mamma, quanto litigate, fuoco mio. Però sentite, fuoco. Non è lo stesso, no? Lo stesso non c'è. Uguale non c'è. Un capolaboratore che ti porta a fare. Sono De Gasperi. Siti? De Gasperi. De Gasperi, che significa? Giuria, in Giuria. Ah, vi chiamano in Giuria De Gasperi. E poi come vi chiamano in Giuria? Ma ci manco un musico. Che no, come chiamano? Sapone, sapone. Sapone vi chiamano. Ma tanto, mamma, che si... Ognuno dava la sua a casa. Ancora quando mi levano se mi sarà. Ma dove andano quelle? Come se ne pigliano i carcerati. Ancora vado nei lavati. Non fate gatto a sta, però riposatevi un poco. Mo a pisella a scoppasto. Che commeriamo allora? Pure cruda. È pure cruda. Cucinare per stasera, cucinasto, sì, potete riposare. Mo gli attorno a tavola. Amico è stanco, mo ne intendiamo. Gli attorno a tavola di pure tornare. Mico vi saluto. Mico, poi tu dico. Domani. Ciao, ciao Carmela. A voglia quanto. Acciano! A una alla volta! Acciano! Non mi pare tanto guapo, eh! Non mi pare tanto guapo! Attenzione signor! Attenzione che mi investono! Sta manovra è complicata, non so perché. Ma sicuro che l'avete la patente, sì. Ah no! Ah no! Ma non cammina sta lato! Non cammina sta lato, c'è un po'. E ne vediamo dopo, ne vediamo dopo. Ma sicuro che la patente la vita, sì. E come no? Patente da Lapa? No, 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 c'ho la Cina, anche quella del ah, del campo. Ah, c'ho quella Cina, no. Che lavoro fate? Macellaio. Ah, un macellaio siete. Da quanti anni? Da parecchio. Carne vostra? Sì, sì, è roba locale, sì. Abbiamo salame, salsicce, abbiamo tutto. Pure i salami, Davide? Certo. Li fate voi? Sì, c'è mia moglie adesso. Con la lacrima qua di tagliate. Esatto, esatto. Allora tutta roba nostra. Tutta roba vostra? Tutta roba nostra. Grazie. Speriamo che fate i salami meglio come quella da Lapa, però. cioè voi mi dite non che... Non potete sta roba a qualche parte. Cioè voi mi dite che non devo correre, che fate? Correre no. Appunto. Che mi spagna, non andare a vedere come sta roba da qualche parte. No, non c'è questo problema, ringrazio a Dio. Ma aiuta la macelleria, vediamo che si dice. Andate, che c'è mia moglie. Quanti anni è che avete la macelleria? Da parecchio, di tre eredità. Nonni, bisnonni, genitori, poi l'ho avuto io e poi gli hanno dato a mio figlio. Quindi c'è la vostro figlio adesso. Sì. E vogliamo il vostro figlio. Vediamo che andate. Salve! Salve! La moglie siete voi? Sì, la sì. Moglie dell'autista della Lapa? Sì, sì. Giusto? Sì, sì. Ma che salsiccio dov'è? Non mi parlava di salsiccio, mi parlava di cosa dov'è? Adesso li stiamo pulendo. Ah, li state preparando? Sì, li stiamo preparando. Per la serata? Un bello frigorifero. Quanti anni andavi? E quello sarà... Sarà del nonno? Del nonno, sì. No, nonno l'abbiamo comprato noi. Ah, l'avete... Papà, l'ho comprato papà. Ah, quindi... L'avete comprato voi, signora? Qualche 33 anni. 33 anni fa? Sì, sì. Pure voi di Guardavalle siete? Sì, da Guardavalle. Tutti vi sposate su Guardavallotto o con Guardavallotto? Vostro marito era di Guardavalle? Sì, sì. Abitavate vicino pure voi? Voi nello stesso paese. Sapevo che andava a macelleria, che sta in buono partito, di gesto. È vero o no? Quindi è meglio un muccaparro. Capitavo. Eh? Capitavo così. Ecco, quanti figli avete, signora? Tre. Tutti macellai?
No, uno macellaio. Uno macellaio, e l'altro dove mandasse? All'estero. Ah, sei andato da dove? In Svizzera. No, intanto vi scrivete, sì? Sì, sì, scrivete, sì, ormai, sì, ormai. Ormai non si scrive più, una volta si scrive. Ormai solo... Facciamo salame, casarecce, vedi che... Vediamo, con la corda, senza ciuffo. Sì, senza ciuffo, come una volta. Tagliate, con la cribuccia sì, che ne esce, sì, perfetto. Affumicati. Ah, li affumicate voi? Sì, 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 come una volta. Ci metti i tuoi braccieri sotto? Sì, come una... sì, fraschi, ligne. Come una volta, naturale, naturale. Va bene, buon lavoro, vi lasciamo. Grazie, lavoro. Grazie, grazie. Buona serata. Buonasera. Ah, che bellezza, mi riposo pure un po'. Grazie. Prego. Vi chiamate come? Care Giuseppe. Care Giuseppe, Peppe. Sì. Peppe. E voi? Nicola. Antonio. Antonio. E Caristo. Caristo, Agazio. 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 Il guardavalle. Il dottore guardavalle. Il guardavalle. Che fate qua? Vi passate il tempo? Che abbiamo fatto? Stiamo contando con una chiacchierata. Va bene, copassa. Che abbiamo fatto? C'è Maria Colonna. Che lavoro facevate? Muratore. Mastro. Mastro pure. O discepolo. Ma arranciamo, ma arranciamo. C'era già... Un buon muratore? No, muratore. Manuale, manuale. Sempre muratore. Muratore. E presto muratore. Urtaio, sì. Io ho fatto 30 anni in muratore e 20 e commesso giudiziario. Ditemi. Vuoi fare un firmino, no? No, io la fotografia non io camo. Allora, io camo. Allora, una volta che giocate, non so firmino, non esce pure a casa mia. Certo. Avete già, dove sta la signora mentale oggi? Buonasera, signor! Ci cucinà, sto voi? No? Ordinateci che volete questa sera, signora. Diceteci. Cucinami, cucinami, stocca e patate. Non mangiamo stocca e patate, mangiamo mercoledì. Mercoledì è giornata di stocca e patate. Mercoledì, lo zicambre e mangiamo stocca e patate. Il muratore sempre qua l'avete fatto? A guardavalle? No, giravamo. E dove sei stato? Io vengo a Svizzera, 18 anni. A dove? A Thun, Berna. Parlato tedesco allora? Ah, vi ferro. Come si dice in tedesco, benvenuti a guardavalle. Ah, ah, benvenuto a Guardavalli. Pasquale, vedi ce l'ho tu. Ma che c'entra Pasquale? Voi sono da Svizzera. Che c'entra Pasquale? Voi pure da Svizzera io sto. No, c'è da Svizzera io sto. Da Svizzera pure voi. No. Non c'è da Marina. A Marina e Guardavalli. A Marina e basta. Tu da Marina non chiesto. Ma qua a Milano e Torino ci c'era tutti i paesi. Ah, io sto proprio. Ero contrabbando, c'era. Contrabbando? E che spacciavo? Portavo per saponetti, per attacci, sola, tutto portava. Però... Ah, a Svizzera dove avete lavorato per i conti vostri oppure no? No, sotto ditta. Sotto ditta pure? Sì, sapete per te. E mo, di che tempo di queste cose, pure voi. Andiamo. Ci porta sto valigia, io non lo so. No, ecco, io non. No, non è. A dove facesti tu, muratore? A Guardavalle, a Guardavalle. Guardavalle. Io l'ho fatto a Guardavalle. Perché non mi sento. A Guardavalle l'ho fatto il muratore. Tutto a Guardavalle. Sì, sì. Tutti i colleghi lavorano qua. Quasi. Ma una casa insieme, ha costruito o no? No, assieme no. Qualcuno è capitato a lavorare assieme a me. Dove avete imparato a fare il muratore? Qui a Guardavalle. E qui era il mastro vostro. Mastro Ciccio Ranieri. E il vostro? E tutti i capomastri a Guardavalle. Tutti perché Ranieri, capo... Ciro. Non tutti Ranieri. E quello era il mastro vostro? Ditemi, voi? No, stai parlando con te, io non con me. No, con me, no. E dicite. Che c'è, come io 40 anni? Questo è stato un macellaro, che face mura secco. Un mura secco. Armagero. Questo è uno specialista proprio. Scusate. Come vi chiamate? Nicola. Nicola. Chi vi ha insegnato a fare il mura secco? Cervello. L'armacella, da solo avete imparato? Da solo, sì. Ancora lo fate? Sì. Complimenti. Grazie. Che età avete, scusate? 80 anni. A 80 anni fate il muro a secco? Siamo uguali.
Sono coetanei. Quanto sono vanno? Vanno? Ti faccio la tana. Dai 90. Dai 90. Andai 90. Ti passate già anni, pare che hanno sentite, che lavoro, che giochi facevate da bambini? Io faccio tutto. I giochi da bambini. Ci porta ste figliole che non sanno niente. Mo. A chi giocavo? Che sei stato? Io ti rubavo lì. Rubava chi? A lì, chi veniva? Ma rubare, ma che rubava? Che gioco? Rubando. È ribambito da Santo Tomba. Ma noi a rubare, sta parlando pure. Hanno mi vedono una televisione che rubavo pure. Che gioco facevo? Che giochi facevo? Che giocavi quando eri piccolo? Che giocavi? Era l'ignei, era il capra. E come ho l'ignei? Mi mostrate com'è? Pigliavo una pigliavo un manolino, pigliavo ma un manolino. Un spezzingolo chiamavo. Eccetera. Qua come dicevo, la prima botta? Chiamavo qua con un pizzicato. Un strombolo. O strombolo che è? Operoccio. 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 Ancora sapete votare tu Operoccio? Ancora votare, là io pure a casa. A Cugli Cardara sapevo giocate? No, sempre. Mi parruo, venite qua, assaltatevi qua con me. Assaltatevi qua. È un gioco pure un bocca. Io chiamo a Cugli Cardara. Vabbè. No, ma dovete muscotolare la terra, Giano. Pure mo pagamo per nuovo, veramente. Allora, a Cugli Cardara si gioca così. Andiamo su in Cugli finché noi gettiamo due scaloni. Ok, ci andate a spingere. Ecco. E spingete, voi non spingete. Che avevamo spingito su lei, capite che è pesante. A Cugli Cardara così è. Cucato primo perde. No, è lui cucato primo. No, e noi chi gli parte? Per questa parte, perché questo è grosso. No, non ce la faccio. Non cadete da gioco. Dice che io non cade. La cavallina pure. La cavallina a sta colonna. Ancora? E come facevo? Come saltavo, ma voglio giocavo pure la cavallina? No, io non avevo tempo. Che perché? Che facevo? Lavoro. E che facevo? Voglio dire la cavallina. O manuale pure voi. Voglio dire la cavallina. Andiamo, fate da cavallina. Giocate a cavallina. Allora, se mettia così, uno saltava in sopra. Sì, avevo saltato in sopra. Però eravamo quattro. Quattro fila pensavo. Prima mentre sempre sotto. Dovevamo a cozza. Perché io saltavo primo, avevo un arrivo a caro primo, dopo si mentre gli non l'altro non avevo lo spazio. Qualcuno cadeva, doveva mettersi sotto lui. Allora, voi non siete mai uscito da Guardavalle, giusto? Sono arrivato anche a Varese. A lavorare? Ho trovato tutto il sì, allora io stavo girando, questo è emigrato pure voi, non sì, no? Sì. A Varese avete fatto sempre il muratore? Il muratore, sì. Tutto il muratore? Ho fatto 20 anni nella corte d'appello di Catanzaro. Ho fatto il commesso. Ah, facevo commesso poi. Scusate, la guerra l'avete fatta? La guerra? La guerra? No, c'è la pace. La guerra. No, se gesti militari si fa no, guerra. No, non ho fatto guerra. Al militare o chi? Ma dove facesti tu militare? A Milano. Bersagliere. Bersagliere. Qualche compagno tuo militare, vuoi ricordate ancora? No. Quando lo congedasti tu? 1940? No. 30? La guerra del 40 io sicuro. Vuoi non mi ricordate? Ah, guardo 40. Avevo tanti anni. Quanti anni avevo? Avevo 5 anni. 5 anni, ma ricordate? Allora, ma 60. Chi mi ricordate? Chi mi ricordo? A fame con Baggiolo, no? A guerra non ricordo, a fame sì. Ma ricordate invece? E mi ricordo, avevo già 10 anni. E ma ricordate? Oh, beh, più o meno mi ricordo. Anche i bombardamenti vi ricordate? Sì, mi ricordo che quando vennero pure mi bombardarono Ponte Stelo. Ah sì? A Punta Stilo, vi ricordate chi è battaglia? Come mi ricordo? Chi è botta, ferma? Come mi ricordo? Ma vi ricordate la battaglia di Punta Stilo? No, io no. Io, lui è più grande di me. Solo lui ricorda la battaglia di Punta Stilo. Vabbò. Mastro? Mastro Antonio, sì. Mastro Peppe, come a me vi chiamate Antonio. Vi saluto. Sono belle cose. Non fate gatto assai, mi raccomando. No, pure. Vi saluto. Siamo in congedo. Vi saluto. Un lavoro nostro maestro, una ora. Quanto chiamare la posta? Ho pigliato la pensione, giustamente. Certo. No, ma la stava a voi. Allora. Vi saluto. Gli atechiano con l'armaciere, Casetta Randicello, mo. Vediamo tutto. Ancora l'armaciere, gli atechiano, perché insomma è pesante fare il muro a secco. Che succede? Ma se voi ci passate 10 anni, di gesto voi.
Ma è rotto, rotto. È rotto, voi sapete tutto. Voi sapete tutto, Gazzettino del paese. Che sapete tutto. Vi saluto. E che fate qua? Vira Parigi. Ah, veni tu la prete? Sì, è marito ma suo. Ah, è il vostro coso, no, palazzo? No, sono io l'incaricato. Ah, siete voi l'incaricato. Voi siete il custode. E sono il custode del paese. Ah. Solo del palazzo, non del paese. No, do paesi. Do paesi no. No, paesi no. Infatti l'altro voi ne sapete. No, sa, ci sono qua con 100 e 8 anni. Sempre qua? Sì, sì. La sua famiglia ha abitato qua? No. No, era mio padre guardiano. Ah, amministrava. Quindi mi dà sai i chiavi? No, mi dà sai i patroni i chiavi. Ah, che morirò. Ma che stavo parlando, scusate? Noi? Murmuriamo, sicuro, no? E te con gli altri. Tagli a cucito, amare a cucci in cappa. Non lo sapia io. No, non lo sapevo. No. Due femmine, una sumera fanno una? Na? Una fera. Valentino! Arrivo! Oh, finalmente! Valentino Ossia, sì! Sì! Ma ci conosciamo con te! Abbastanza. Ci siamo visti l'altra puntata di Radici, straordinaria! Come faccio a dimenticare una puntata dove quel famoso centenario ci diceva tabellina a memoria? Come stai? Bene, bene, tutto contentissimo bene. Di rivederti. Senti, siamo in un palazzo storico, molto importante per Guardavalle. Beh, è uno dei tanti palazzi di Guardavalle. Questo è il Palazzo Spedalieri, che prende il nome dal cognome della famiglia. Cognome che deriva da ospitalità, perché quello che ha iniziato la dinastia qui a Guardavalle era Vincio, un certo Vincio, un cavaliere dell'Ordine di Malta, che allora a Monasterace Superiore aveva un castello, era un punto di difesa dagli attacchi dei pirati turcheschi per difendere i pellegrini, le coste, eccetera, eccetera. Questo Vincio, adesso diremmo Vincenzo, ha avuto come ricompensa della sua opera presso quest'ordine, l'ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Malta. Che età siamo? Che età? 1485, ha avuto un feudo che praticamente dove adesso sorge Guardavalle Marina. Infatti sulle carte geografiche, sulle antiche carte geografiche, lo scalo di Guardavalle era denominato Vinciarello, appunto da Vincio. Quindi con un Vincio, Vincenzo, questa dinastia è iniziata nel 1400 e con un altro Vincenzo purtroppo si è conclusa circa 10 anni fa, quando è morto l'ultimo Vincenzo Spedalieri. Quindi c'erano dei discendenti fino ai giorni nostri? Sì, adesso ci sono solo due discendenti femminili, le figlie di questo ultimo Don Vincenzo Spedalieri, una abita a Lamezia, fa l'architetto, un'altra a Catanzaro, è la moglie di un famoso avvocato. Cosa ha di gran pregio questo palazzo? Beh, questo palazzo ormai è disabitato, ci sono solo degli incaricati che vadono ad aprirlo, ad innaffiare le piante, eccetera. Ormai è svuotato di tutti gli arredi, anche perché c'è stato un clamoroso furto notturno. C'era la vedova di questo Vincenzo Spedalieri che era a letto, ammalata, convalescente, i familiari che l'accudivano erano andati via, sono entrati, hanno strappato il telefono, il cercapersone e hanno rubato perfino il letto e soprattutto hanno rubato libri antichissimi e dei quadri del 600.
Non è facile smerciare certi quadri. Però purtroppo quando uno di questi quadri che non è conosciuto, che non è stato catalogato, del quale non ci sono fotografie, ormai poi il mercato di queste cose purtroppo è a livello mondiale. Senti, ricostruiamo la vita qua dentro. Cosa c'era? A cosa serviva? Questi feudatari cosa facevano? Beh, Guardavalle faceva parte della contea di Stilo. Stilo era una città reggia, quindi anche Guardavalle, che era un casale di Stilo, non dipendeva da nessun feudatario. Quindi Stilo, Guardavalle, Riace, Camini, eccetera, erano una comunità che dipendeva direttamente dal vicere, perché a Napoli c'era un vicere, quindi non erano soggetti a feudatari. Si trattava di persone che avevano una certa valenza economica, erano dei latifondisti e via di seguito, quindi si basavano principalmente sull'agricoltura, sui quindi prodotti. Quindi qua dentro c'erano tante maestranze, c'era tipo allora, di lavoro agricolo? Sì, sostanzialmente esclusivamente lavoro agricolo. In questo palazzo si entrava solo da quel portone, qui siamo... Un portale straordinario anche, poi andremo ad analizzare. Sì, perché lì è un portale del 1777 e a proposito vorrei lanciare un appello per cercare di conoscere l'artista, senz'altro un artista serrese che lo ha scolpito. Sì, perché nascosti, mimetizzati, ci sono le sue iniziali e l'anno in cui questo portale è stato scolpito e poi messo in opera. Andiamo a vederlo? Beh, andiamo. È il vecchio selciato che sto calpestando in questo momento, risale appunto all'epoca andata e ancora il palazzo pullula di vita, nonostante sia praticamente disabitato, lo si nota anche dalle vecchie giare che contenevano l'olio un tempo, adesso messe così ad ornamento di questo atrio straordinario. Andiamo al portale dove c'è ancora Valentino per capire cosa rappresentava questo portale. Allora, siamo davanti a questa meraviglia, secondo me, una delle cose più belle che c'è qui a Guardavalle. Beh, è il portale di Palazzo Spedalieri, è un'opera senz'altro di qualche scalpellino, scultore serrese, che hanno lasciato a Guardavalle le tracce del loro lavoro. Ovviamente non è il portale della costruzione riferito all'atto della costruzione del palazzo, perché questo palazzo ha avuto diversi rimaneggiamenti, la parte più antica è la parte che si affaccia sul fiume e poi via via è stato ingrandito, modificato. E risale ad un rimaneggiamento della seconda metà del Settecento. Infatti noi notiamo all'arco superiore, nella parte esterna, delle scritte di punto Donno, poi Petrus punto Hospitalerius, ci sono delle erbe che nascondono e si arriva alla seconda parte, dopo la chiave di volta, Hospitalerius punto, che vuol dire la parola è finita, e poi A punto, che vuol dire anno, e poi 1777. Il palazzo ovviamente non è del 1777, è molto anteriore, sì, si riferisce al rimaneggiamento che ha avuto, perché di solito quando si sposava il figlio primogenito facevano delle opere di adeguamento anche ai gusti del tempo, e ogni due generazioni c'era un rimaneggiamento totale. Infatti abbiamo la facciata che è di stile barocco, in stucchi con delle figure sotto i balconi, menzoloni in granito, e purtroppo questa facciata è stata deturpata negli anni 40, è stato eliminato il timpano, il cornicione, fatto quel cornicione in cemento a mo' di consolidamento. Ascolta,
volevo parlare ancora di questo, di questa meraviglia granitica, soprattutto le maschere. Sì, questi mascheroni sono delle maschere apotropaiche, cioè per scacciare i cattivi spiriti, il malocchio. E al proposito vorrei segnalare un qualcosa che è nascosto in queste maschere. C'è la sigla, la firma dello scultore e l'anno. Avviciniamoci, sì, vediamo a vederla, a scoprirla. È difficile anche leggerla, anche perché il granito è in via, a causa anche dell'inquinamento, in via di disfacimento. Anche il tempo fa il suo, no? La pioggia, il vento. Allora, qui abbiamo una A, punto, poi R, punto, S, punto. Sono tre iniziali. A, R, S, che so io, che può essere, diciamo, Alessandro Robbini, sì, S può essere scultore, oppure Serrese, oppure Scalpellino, oppure San Bruno, Ancone, no? Sì, oppure Saverio, che può essere anche un terzo nome o cognome, non sappiamo. Ascolta, c'è un'altra meraviglia, dall'altra parte, andiamo. E qui c'è la data, 1777. Come su. E a tal proposito vorrei lanciare un appello, perché lo scultore o scalpellino che sia, comunque un ottimo artigiano che ha fatto questo portale, ha fatto anche quella colonna, e sul plinto di base colonna, di quella colonna ci sono le stesse iniziali A, R, S e poi la data. Ma 1700, magari era la stessa proprietà, no? 1783. All'epoca. E quindi si è firmato con la stessa commissione, probabilmente, se, commissionando. No, quella ARS sarà senz'altro il nome dello. Sì, sì, volevo dire, probabilmente il padrone di questa casa, dove avrà, è stato commissionato anche quella colonna, che serviva a che cosa? Ma la data 1783 vuol dire tanto, è la data del famoso terremoto. Quindi Guardavalle ha avuto solo 3 morti, 40.000 ducati di danni, quindi può darsi anche che sia una specie di ex voto di ringraziamento. È un terremoto disastroso, è stato nulla praticamente. Terremoto che è disastroso per tutto il resto della Calabria, qui a Guardavalle sostanzialmente i danni e la perdita di vite umane è stata. Quindi è stato richiamato lo stesso artista negli anni più successivi per erigere questa colonna, forse per ringraziare per i danni non avuti per quel famoso disastro. Sì, sul capitello originariamente c'era una scritta, e su uno dei quattro lati è leggibile solo la parola Civitas, la cittadinanza. Poi il resto non sappiamo. Forse è dedicato alla città, chissà. O la città ringrazia per. Anche. Senti, c'è un altro gioiello che dobbiamo vedere qua dentro, la famosa chiesetta. Sì, la cappella palatina diremmo, no? La cappella di palazzo, perché nella famiglia Spedalieri ci sono stati anche dei vescovi, hanno avuto due vescovi e sono seppelliti nella chiesa matrice. C'era una cappella patrizia, la cappella dell'Immacolata. E qui c'è questa chiesetta, diciamo, questa cappella interna dove celebrava la messa, pregavano, svolgevano le funzioni, battesimi, matrimoni e anche. Andiamo alla chiesetta. Andiamo dentro. ...1742 mi dicono, è in francese, ce ne sono tanti di questi volumi, meravigliosi saranno dei.
stesso anno. E quel che è rimasto dal furto, praticamente. Più una libreria dall'altra parte. Altro cimelio che si può apprezzare, ovviamente, è l'album di famiglia, un po' malconcio, mal ridotto, vedete? Sono delle foto davvero meravigliose, di una bellezza incommensurabile. Andiamo a spulciarle, vedete le decorazioni intorno, come si usava un tempo. Qui siamo a Valentino, credo, alla fine dell'Ottocento, più o meno. Sì, senz'altro. Quando, insomma, la fotografia era in embrione, le prime foto, e ci sono anche i ritocchi, si notano, sì, questi ritocchi fatti a matita. Ecco, vedete, ancora il tipo di baffi, di barba che si usava all'epoca, quindi tipico ottocentesco, no? Sì, seconda parte dell'Ottocento. Ecco, ancora poi si va verso, come era Genova all'epoca, una bella illustrazione del porto di Genova, e poi probabilmente due discendenti di questa famiglia che hanno avuto a che fare con la città ligure. Guardate, vi voglio fare notare i vestiti delle donne straordinarie, ovviamente che sono donne patrizie, insomma, i cappellini. Sono anche i cappellini, le acconciature, ma sia per le donne che per gli uomini, vedete il tipico, l'altro tipo di cravatta in uso all'epoca. Anche qui siamo a Pegli, in Liguria, ancora probabilmente la famiglia ha dimorato in quella regione, e di conseguenza ci sono delle foto ricordo che arrivano da lì. Ancora vedete i vestiti dei bambini, davvero vestiti come principesse, insomma, qualcosa di veramente molto, ma molto prezioso. Ancora foto che arrivano da Genova. E da Napoli, perché allora Napoli era la capitale del regno delle due Sicilie. Qui siamo a Roma, sono foto romane, c'è il Colosseo, c'è San Pietro, Piazza San Pietro. Addirittura il fotografo di Verona. Sì, infatti, studio fotografico Tucci di Verona. Andiamo oltre, andiamo qui, ancora Roma, si nota non solo dai monumenti ma anche di qualche dipinto. Guardate la foto di famiglia, guardate la nonna come era vestita, vestiti che adesso sono un pochino più poveri rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Qualcuno ha staccato tante cose, ma noi lo sfogliamo per la prima volta, praticamente come voi, foto che appaiono e scompaiono come questa, per esempio. Si vedeva che, insomma, lo sviluppo all'epoca era davvero molto rudimentale. Ecco, ancora una foto d'epoca con padre, probabilmente figlio e nipote, messi nell'intera discendenza. Anche queste foto di famiglia. Qui siamo a Napoli, come dicevi tu, Valentino. Vedete il vestito bellissimo di questa bimba, e poi la posa che si usava un tempo, messa in posa appunto dal fotografo. Per allora, essere... erano tempi lunghi, e quindi quell'appoggio era funzionale, era, per non muoversi, certo, serviva sempre l'appoggio. E con altre ci piace sfogliarle tutte, perché ne vale veramente la pena. Credo sia la prima volta in Radici che noi riusciamo ad offrirvi la foto d'epoca come davvero era. Ecco, ancora Genova, città molto gettonata da questa famiglia. C'erano, andiamo, anche rapporti commerciali, perché i commercianti di olio venivano a, qui siamo a Torino, olio a Guardavalle, in Calabria, non solo a Guardavalle. Uh-huh. L'olio era, insomma, qualcosa di prelibato. Qui c'è già la divisa del re, credo. Sì, c'è stato un ospedalieri che ha combattuto nelle guerre di indipendenza. E quindi abbiamo non solo il grado, non lo riconosco, ma credo sia un ufficiale. Anche dal tipico cappello. Io ancora di meno, perché non ho fatto il soldato. Voglio far notare, le barbe assomigliano un po' a Cavour, no? Insomma, a quelle dei talebani, no, no, sono molto più ordinate queste, accidenti, erano molto più curate all'epoca. E qui solo baffi, e poi guardate la posa della bimba, magari non camminava nemmeno. Quindi seggiolone di questo. Seggiolone di un tempo, è vero. Qui siamo a Napoli ancora. Poi altra foto di famiglia, facciamola apprezzare per quello, che è. Un'epoca abbastanza recente. Sì, questa è più recente, siamo nel primo Novecento, credo. No, già Seconda Guerra Mondiale, credo. Sì, quindi sì, anni 40, sì. Credo, c'è un ufficiale in divisa con, sì, credo sia proprio la divisa dell'epoca fascista in Italia. E poi andiamo ancora avanti, qualche altra foto staccata, questa si ritorna indietro.
vestito tipico ottocentesco con tanto di balzi. Dietro c'è anche qualche manoscritto con calligrafie tipiche dell'epoca, praticamente è finito. Però un'altra cosa io ve la voglio fare vedere, perché l'ho carpita all'ingresso. Ci sono delle cose con l'insegna del re, qualche diploma. Intanto rimettiamo a posto quello che abbiamo toccato, perché insomma è giusto che vadano riposte dove le abbiamo trovate le cose. Andiamo. Sì, parlavo prima dell'ospedalieri che ha combattuto nelle guerre di indipendenza, e Francesco Ospedalieri, e questi sono diplomi di riconoscimento, ordinazione, gran cavaliere, eccetera. Lei se riesce a capire l'anno in qualche posto? 1878, ecco qui, e qui 77, appena un anno prima. 77, 71, sì. Poi andiamo, qui ce n'era un altro. Questa è una medaglia commemorativa, il Consiglio Supremo dei Veterani, ma siamo in epoca ancora più lontana, perché siamo nel 48-49. Dichiara Ospedalieri Francesco, che ha partecipato ed è sepolto nel cimitero di Stagnero. Quindi il Consiglio Supremo dei Veterani 48-49, sedente in Roma, vista la propria deliberazione 10 gennaio del 1888, quindi sì. Questo è l'anno di costituzione della medaglia, del premio, udito il parere del Comitato Regionale Veneto incaricato dell'esame dei titoli della base delle sulla base delle matricole esistenti nel Regio Archivio di Stato in Venezia, dichiara il signor Ospedalieri Francesco, già appartenente alla legione, non si legge più alla legione, forse carabinieri o cacciatori veneti. Ha preso parte alla difesa di Venezia negli anni 48-49, sottinteso questo, ed è perciò che gli viene conferita la suddetta medaglia. Insomma, è un titolo di onorificenza che è stato dato a questa persona che ha dimorato qua dentro. Adesso invece noi ci spostiamo. Oi pacidina, un mento la mondata, fu Dio che ti cria tanta pulita, fu Dio che ti cria tanta pulita. Tadaturi, bellezzi di una fata, l'occhielli gigi belli di una calamita, l'occhielli gigi belli di una calamita. Savissana, mi lanzati pisas, la via mentissa loro e un'altra voi. Alla via mentissa loro e un'altra voi. Allora Valentino, ci siamo spostati, altro palazzo, altro portale. Sì, e qui il portale di questo palazzo è ottocentesco. Infatti si vede dallo stile neoclassico, i capitelli con quei festoni, eccetera, e quindi molto l'arco senza decorazioni, solo una chiave di volta con un leone stilizzato, perché il leone, qui siamo dinanzi Palazzo Salerno, era nello stemma della famiglia Salerno. Anche questo scolpito a mano, ovviamente.
Sì, è tutto a mano, opera di manodopera serrese. Ci sono queste bellissime quattro colonne monolitiche in granito. Lo stemma è scomparso, come al solito rubano un pochettino di tutto. E questa, anche questa è una famiglia antica, anche questa risale senz'altro intorno al 1400. Questo è il secondo palazzo, perché il primo era nella parte inferiore. Evidentemente qui è una terra di terremoti, abbiamo avuto diversi terremoti e sarà stato danneggiato in uno dei terremoti del 5 e del 600, l'ultimo è quello del 1659, e quindi hanno costruito questo secondo palazzo in una posizione strategica accanto alla chiesa matrice. Senti, mi sono sempre chiesto che fine hanno fatto gli scalpellini di serra, sparita quell'arte. Sì, perché ormai con la meccanizzazione, con la semplificazione... Però una cosa fatta a mano è una cosa fatta a mano. Beh, logicamente. Più però, tempo, però più valore. Il problema è il tempo, però il tempo si paga, giustamente. Valore, e non solo, non è uguale a un altro. Sì, non è uguale a un altro, il tempo si paga, ma chi ha i soldi per poter pagare un'opera artigianale? E quindi bisogna necessariamente ricorrere alla meccanizzazione, a tutte queste aperture. E a proposito di meccanizzazione, chi dimorava in questo palazzo si era anche costruito il frantoio, perché sotto sì, c'è il frantoio. C'è il frantoio, prima c'era un frantoio molto più semplice, magari a trazione animale, poi via via col tempo sono stati aggiunti tutti questi meccanismi, e le pompe idrauliche e via di seguito, per sempre una maggiore celerità nella lavorazione e maggiore anche economicità. Andiamo al frantoio, andiamo a vederlo, andiamo a vedere questo frantoio, è una via d'accesso anche abbastanza sicura, eccoci qua. Teniamo conto che questo locale sta per diventare un ristorante da qui a poco, quindi sarà anche un museo dell'olio, come mi dicevano. Sì, questa trazione già qua è meccanica, meccanizzata. Sì, tutto meccanizzato. Ecco le pietre, le macine, insomma. E poi vedete che allora, qui abbiamo trazione. Le macine sono in granito. Si nota che non sono lisce, ma sono leggermente butterate per consentire la spremitura, la macinazione, ed evitare che schizzassero fuori i chicchi. Una volta che la pasta aveva la consistenza sufficiente, tramite questa porta veniva raccolta, trasportata te zimbilli nelle fiscole o zimbili, così come te, e messa nella pressa. Messa nella pressa. Probabilmente che, pressato a mano, perché vedo dei fori, quindi quei fori, qua mi riesco qua, sì, attenzione, qua ci deve essere qualcosa. Sì, con un palo eccetera, però questa qui è una pressa idraulica, quindi saliva da sotto con un grosso pistone azionato da una pompa idraulica, e quindi schiacciava questi dischi dentro i quali acciaio. No, c'erano dei dischi di acciaio, però fra un disco di acciaio e l'altro c'erano dei dischi sul tipo di come corda, quel materiale lì. C'è zimbillo. Zimbili, cosiddette, no? O fatti di castagno, oppure altro tipo di... Ma no, di castagno no, castagno assolutamente no. Non poteva. Di queste fibre tipo l'alfa, lo sparto, l'ampelodesma e via di seguito. Una specie di crine intrecciato. E quindi schiacciando fuoriusciva la parte acquosa che veniva raccolta, ecco, andava in quei tini. La separazione avveniva, sì, dopodiché siccome l'olio è più leggero e l'acqua è più pesante, piano piano le bollicine di olio salivano e poi venivano raccolte con il cosiddetto coppo, una specie di piatto che veniva raccolto e versato nei recipienti. E allora, il procedimento dell'olio ormai praticamente sappiamo tutto, perché spesso e volentieri l'abbiamo trattato in questo programma. Questo motore di che? Allora, questo è praticamente è il motore elettrico che azionava la pompa idraulica.
la pompa idraulica e nello stesso tempo attraverso quell'asse azionava il movimento delle ruote della macina. Ecco, praticamente siamo in pieno deposito, vedete le giare che sono completamente sotterrate per meglio conservare il prezioso liquido, ovvero l'olio. Vedete quante ce ne sono ed è un locale che sta per essere come dire, restaurato, riportato ai suoi splendori per poi essere un punto di degustazione, oltre che museo dell'olio. Allora Mimmo, ci troviamo all'Agriturismo Fassi, sì. È un quadro ottocentesco. Sì, per
ripetere un po' di storia e le nostre radici e le nostre origini, perché noi siamo qui per rievocare un pochino la storia delle nostre culture, delle nostre tradizioni. Allora dobbiamo rievocare anche il cibo. Sì, anche il cibo, anche infatti stasera ci sarà una cena a base di maiale, maiale nero, perché poi il nostro allevamento è, e come contorno abbiamo delle fave, le famose fave, mangiare proprio del contadino. Il menù tipico adesso che... Ma oggi, questa sera per l'occasione è questo, poi l'agriturismo avrà sempre il menù a base di prodotti tipici locali, e la cosa che noi stiamo proponendo in questo video è quella di rivalutare le nostre aziende vicine a noi per fare indotto a tutte le aziende agricole che producono formaggio, salumi, e noi con la nostra produzione propria dell'azienda abbiamo il maiale nero e olio pure di personale, olio biologico, perché noi siamo un'azienda biologica. Io so che stai approntando un altro locale su al paese. Sì, che noi abbiamo già visitato. Noi abbiamo già visitato Palazzo Salerno, noi lì volemmo creare un centro per un turismo sostenibile, Palazzo Salerno, con un progetto, un rete per Guardavalle, perché vogliamo promuovere tutte quelle che sono le tradizioni e un turismo di qualità, un turismo fatto soltanto delle cose che ci sono nel posto, per valutare sia il patrimonio culturale, sia il patrimonio artistico, che il patrimonio edilizio del centro storico di Guardavalle, che è molto ricco e dobbiamo rivalutarlo, e questo è il nostro progetto. L'agriturismo Fassi è anche storia. Sì, parliamo di Paglio del Ciuccio, intanto è perché il Paglio è quella rievocazione storica del nostro periodo, infatti noi in quella manifestazione stiamo rievocando tutte quelle che sono i giochi storici e poi anche le tradizioni e l'asino, stiamo rivalutando l'asino perché l'asino per Guardavalle, come tutti i paesi del meridione, era il mezzo di locomozione per eccellenza, l'amico del contadino, il lavoratore. Infatti. Allora fai il direttore adesso, io libererei il cameriere così va a prendere le pietanze, sì. Io intanto vi faccio fare una bella serenata a queste Grazie. Due okay. A questi due giovani. Prego. Fai tre.
Insomma, sono dei panni per ritrovarsi d'epoca, come ti trovi? Benissimo. Venite, vieni da? Catania. Catania. Sono turisti, sono venuti qui all'agriturismo Fassi, noi li abbiamo come dire catturati, vero cameriere? Credo che abbiamo ricreato un bell'ambiente, eh? Sempre proprio di ritornare negli anni dell'Ottocento. Anche siciliani perché erano uguali più o meno. Eh sì, infatti, noi veniamo proprio dalla Sicilia. Amici, finisce qui la puntata di Radici dedicata a Guardavalle e siamo all'agriturismo Fassi, da quale vi salutiamo, ci ritroviamo la settimana prossima. Alla prossima. Ca non è chisto lo sole che approciava quando ero cotaro,
ma che sta terra siamo noi. Non è lo mare, non è la montagna, non è lo sole. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. L'attesa è finita. Da Tata Italia sono iniziati i saldi. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo guardaroba a prezzi mai visti. Nello store di 5 Frondi ti aspettano imperdibili sconti su tutta la collezione uomo, donna e bambino. Ed ancora tanti, ma proprio tanti accessori. Approfittane subito. Tata Italia, tutto il fashion che desideri. Ora ad un prezzo imperdibile. Qualità, convenienza, prezzo. Cosa cerchi di più? Tata Italia, Galleria Centro Commerciale Peri, 5 Frondi. Go forth and have no fear. Chi cerca, trova. Cerca, cerca, cerca. Da D a Z elettrodomestici c'è sempre qualcosa che fa il caso tuo. Potrai scegliere il meglio del meglio delle migliori marche di piccoli e grandi elettrodomestici. Un vasto assortimento ti garantisce sempre la scelta giusta a prezzi stracciati. Lavatrice, stufa, pellet, foam o il nuovo TV digitale. Cerca, cerca, cerca e lo trova sempre da D a Z Elettrodomestici. Viale Cassiodoro, Davoli Marina, D a Z Elettrodomestici, il centro della convenienza.